Amici di Telediamante, buonasera. Incontro con, e questa sera con Pino Pascale alla mia sinistra e Pino Savarese alla mia destra di Diamante Futura. Pino, tu capogruppo di Diamante Futura, perché avete dato questo nome? Guarda, è stata una scelta fatta durante la campagna elettorale scorsa. Volevamo identificarci una speranza per la cittadina. Veniva ritengo, da 5 anni di governo, Più alta la voce. da parte nostra molto critico, e quindi era un nome come proiettarci in un paese, una visione diversa e nuova delle cose. Come l'avessi voluto tu, diamante? Ma guarda, io sono Tu ami rimasto, diamante? E assolutamente sì, appunto. io sono rimasto ancora legato al diamante di una volta, legato alla vera, legato a tutto quello che aveva prodotto quell'amministrazione e che ci aveva portato in un momento di benessere culturale ed economico. Un ricordo particolare, tu sei stato l'assessore anche al turismo, sport, turismo e spettacolo. Un ricordo particolare delle tue esperienze? Guarda, mi verrebbe in mente le doppie serate al Teatro Vittorio Diamante, quando d'inverno il teatro ormai era diventato un appuntamento fisso per tutte le famiglie diamantesi e non. C'era la doppia serata proprio perché per consentire a tutti di poter vedere, non c'era una distinzione in quella circostanza di classi sociali, era il teatro aperto a tutti, era un teatro d'avanguardia, un teatro con grosse compagnie che secondo me ha dato un momento di grande cultura e di grande movimento a una cittadina che d'inverno, vivendo di turismo, riposa. Benissimo. Pino Savarese, 5 anni di esperienza come gruppo di minoranza, quasi 5 anni, manca poco per 5 anni. Manca poco per 5 anni e onestamente dobbiamo anche dire che l'ultimo percorso, gli ultimi mesi sono stati mesi prima di minoranza che non ha consentito al comune, alla vecchia classe dirigente del comune di andare a casa. Con il voto della non sfiducia che abbiamo esercitato il giorno in cui è stato approvato il bilancio, Sì. e poi successivamente, gli ultimi 2 mesi, noi siamo entrati in maggioranza indicando la persona di Maria Delia Mele come assessore facente parte del governo comunale, nella speranza poi resa vana dai fatti di un comune percorso verso le prossime elezioni per la formazione di una squadra che potesse rappresentare gli interessi del gruppo consiliare che abbiamo avuto l'onore di rappresentare in questo piccolo tempo passato e del futuro del paese. Non ci è stato consentito chiudere quel progetto che avevamo di comune accordo iniziato e per questo abbiamo fatto la decisione che ci ha portato allo strappo di oggi, di stamattina. Pino, voi come gruppo Il Porto e tu in particolare come presidente della commissione Porto, cosa si è fatto? Tua esperienza soprattutto. Intanto devo dire e chiarire ai cittadini che io sono stato nominato presidente della Commissione Porto dai membri che il Consiglio Comunale allora nella sua interezza, quando ancora
esisteva la formazione, l'amministrazione comunale che era nata dall'elezione scorso, ha nominato i rappresentanti dei gruppi consiliari, di tutti i gruppi consiliari. Infatti c'era Cauteruccio in rappresentanza di una Diamante Migliore, il Presidente del Consiglio in rappresentanza della maggioranza e io in rappresentanza di Diamante Futuro. Tu sei poi stato eletto Presidente da chi? Da Cauteruccio e Bernardo sono stati quelli che insieme a me hanno deciso la mia presidenza, ma la nomina della commissione è stata fatta dall'intero Consiglio Comunale all'unanimità su una richiesta che da tempo avanzava, cioè Diamante Futura, perché credevamo e ancora crediamo che l'interesse del Paese per quanto riguarda la costruzione del porto fosse legata a un chiarimento, a un'indagine sulle motivazioni per cui i lavori non sono stati mai fatti dal 2011 in poi. Ecco, la tua esperienza come Presidente di Commissione per il Porto, che risultati hai ottenuto? Io sono orgoglioso dei risultati che sono stati ottenuti dalla Commissione Porto. Voglio dire con molta chiarezza che ho lavorato personalmente con grande alacrità per raggiungere il risultato che poi è scritto e agli atti nella relazione della Commissione Porto. Ho rimesso personalmente, diversamente da tutti gli altri che fanno parte, siedono in Consiglio Comunale, un sacco di soldi per estrarre dagli archivi pubblici le informazioni che hanno permesso alla Commissione di arrivare al risultato che è stato poi pubblicato con la sua relazione. Sono stato denunciato dal concessionario per questo e attualmente sono indagato, quindi ci ho rimesso la faccia ed il cuore quando tutti gli altri sedevano alla corte del concessionario e remavano contro gli interessi della nostra comunità. Bene. Pino, i rapporti con gli altri gruppi di minoranza e anche di maggioranza, vediamo come sono stati. Di maggioranza penso che già amico Pino abbia espresso chiaramente quali sono stati i nostri rapporti. Noi tutto in partenza erano buoni? Ma in partenza erano buoni, ma erano buoni fino a pochissimo tempo fa. Il problema di fondo è legato, noi abbiamo sempre fatto, io credo che l'abbiamo anche dimostrato con i fatti, abbiamo sempre fatto del nostro incarico un motivo perché ne avesse beneficio l'intera collettività. Abbiamo lavorato, come diceva prima, alla Cramenda, abbiamo fatto con la Commissione Porto, l'abbiamo fatta con la Commissione Regolamento. Credo che tutto quello che c'era e che poteva fare un gruppo di minoranza, e devo dire che io ho avuto la fortuna di sedere anche nei banchi della maggioranza, però quando si è in minoranza si hanno delle responsabilità paradossalmente maggiori. Perché si deve è più difficile fare minoranza. Si deve controllare l'operato se la minoranza si fa bene. Sì. Si deve controllare l'operato della maggioranza, si deve cercare di dare nel limite del possibile e del consentito un contributo importante per la risoluzione dei problemi. Quindi credo che il nostro compito l'abbiamo svolto in maniera egregia, mortificando e mettendo da parte sempre ambizioni personali. Con gli altri gruppi di minoranza? I gruppi di minoranza ci sono sempre un discorso di collaborazione, chiaramente con vedute molto diverse, specialmente nella questione specifica del porto. Ecco, voi siete stati accusati spesse volte anche in Consiglio Comunale di insulto con la maggioranza.
Guarda, i cittadini devono capire che significa ingiugio. Appunto. La realtà non è mai stata, cioè quella di un ingiugio. Alcune volte c'è stata convergenza di vedute politiche. Quando la maggioranza in un qualsiasi consesso politico fa delle scelte che sono a favore dei cittadini, la minoranza non può, solo perché rappresenta un ruolo diverso d'opposizione, opporsi a quelle all'emanazione di quelle norme e di quei provvedimenti che fanno gli interessi della comunità amministrata. Noi abbiamo ritenuto alcune volte, perché nella maggior parte dei casi siamo stati e abbiamo sempre votato contro quelle che sono state le proposte della maggioranza, ma in alcuni casi abbiamo ritenuto di condividere le scelte fatte dalla maggioranza, e con grande rispetto per gli elettori che abbiamo rappresentato e per la comunità amministrata nella sua totalità, abbiamo affiancato il nostro voto a quello dell'opposizione, ma questo a quello della maggioranza. Ma questo non è un ingiugio, questo è un atto doveroso dell'esercizio democratico del potere. Ecco, prima della riunione del 26 febbraio, come erano i rapporti con la maggioranza? C'era una certa intesa? Allora, l'intesa era su un percorso che si doveva compiere. Appunto. Ora si tenta di stravolgere la verità, volendo far apparire come se la posizione di Amante Futura sia stata una posizione contro persone e non contro gli uomini, che molto spesso, cioè dire, con quegli uomini, è difficile perché parliamo di persone, sì, con quegli uomini che sono stati indicati dalla maggioranza, cioè, come continuazione di un percorso politico. Sì. Noi non abbiamo mai parlato di persone, abbiamo parlato di ruoli politici delle persone. Quindi l'attrito con la maggioranza è nato, con il sindaco in particolare, nel momento in cui Diamante Futura ha ritenuto che le persone indicate dalla maggioranza per proseguire un percorso comune non fossero idonee agli interessi di Diamante Futura come gruppo politico e del paese nella sua integrità. Per essere più chiari, sì, ecco, noi abbiamo, con la nomina dell'assessore Mele, avevamo sancito un patto comune, un patto che doveva vederci in futuro eventualmente uniti in una campagna elettorale con una lista che doveva rappresentare il rinnovamento totale a partire dal capolista. Questo era il nostro obiettivo che poi, da cui si è distaccata la maggioranza e in particolare il sindaco, che non ha voluto creare quelle condizioni che avevamo concordato in precedenza. Ecco, le condizioni che hanno fatto rompere, proprio quale, proprio? Le condizioni che hanno fatto lo sanno tutti, è che il sindaco ha ritenuto che non fosse negoziabile la candidatura a sindaco del dottor Marcello Pascale, uomo eccellente, ma sotto il profilo di amministratore e di politico non ritenuto idoneo per
rappresentare gli interessi del paese e di Diamante Futura. Diamante Futura che ha come uscente un unico candidato da riproporre che si chiama Pino Pascale. Per cui due fratelli in condizioni di congiunzione di potere più un cugino in condizione di congiunzione di potere non sarebbe stato una cosa, cioè un'offerta corretta, no, alla comunità, perché sarebbe diventata una dittatura per noi. Bene, tu parlavi di dimissione anche dell'assessore al bilancio Maria Delia Mele. Perché? Perché il gruppo ha ritenuto di uscire fuori da questa maggioranza costruita solo negli ultimi due mesi e naturalmente non potevamo sfiduciare anche il nostro assessore. Correttamente il nostro assessore ha rassegnato prima le dimissioni e poi il gruppo consigliare ha... Benissimo. Riunione del 26 febbraio sul porto. Pino era presente, tu non eri presente, si era rimasto d'accordo in quella riunione che per un incontro con la Regione Calabria per il 6 marzo, mi pare. Sì. Finita la riunione, che cosa è avvenuto? Andando, diciamo una cosa importante. Sì. Al di là, ecco, delle divergenze legate a questioni anche pratiche come quella importante come quella della scelta di chi doveva guidare la coalizione, c'è anche da aggiungere, ritengo, ultimamente dei comportamenti non proprio lineari sulla questione, sulla vicenda Porto. Nella conferenza stampa del sindaco avevamo ascoltato, avevamo preso atto che il sindaco aveva preso altro tipo di decisione, addirittura paventando un silenzio assenso eventualmente da parte della regione, con una decisione molto forte da parte del sindaco che l'avrebbe visto probabilmente arrivare fino alla risoluzione del contratto o addirittura alla revoca della concessione, che era quella che gli uffici avevano dato. In pratica l'area portuale doveva tornare a Diamante. Sì. E ai diamantesi, cosa che nel momento in cui il Movimento Popolare è il sottoscritto il 26 di febbraio in questa riunione ha visto che sono state stravolte tutte queste idee del sindaco e queste dichiarazioni del sindaco, da lì è cominciato già uno strappo molto importante. Quello che è successo dopo è agli occhi di tutti, sui giornali, ne hanno parlato gli organi di stampa, ne hanno parlato le TV private. Non credo che questa amministrazione era arrivata veramente al capolinea. Benissimo. Era arrivata al capolinea anche perché comunque ultimamente proprio la gestione amministrativa della cosa pubblica era veramente carente, Pino, a danno dei cittadini. Voi avete partecipato con gli altri due gruppi di minoranza a mandare a casa l'amministrazione Sollazzo. Ecco, c'è qualche accordo con gli altri gruppi o no? No, nessun accordo con nessun gruppo, e allo Stato noi siamo soltanto una minoranza che non è più neanche minoranza al comune, perché ha sfiduciato se stesso. Siamo andati tutti a casa. Poi ora Diamante Futuro. Ora siamo un gruppo politico Diamante Futuro, siamo liberi cittadini, non abbiamo accordo con alcuno, no? Né con i magorniani né con i sollaziani. Siamo delle persone che in questo momento si stanno guardando intorno per vedere quali sono gli eventuali interessi migliori da perseguire per il paese. Ma
voglio tornare un attimo indietro, sì, sulle cose che ha detto l'amico Pino Pascale. Una delle condizioni che ci ha portato a decidere per la sfiducia è stata finanche la mancanza di parola da parte del sindaco, che nella stessa conferenza stampa avuta ultimamente, così come avevamo concordato, si era impegnato a immediatamente fare la nomina all'avvocato perché Diamante citasse in giudizio la regione per i danni. Avevamo stabilito anche il tetto, 100 milioni di euro di danni dovevamo richiedere alla regione. Cosa non batte? E non lo ha fatto. Aveva detto che avremmo immediatamente mandato le carte all'ANAC, all'anticorruzione a Roma, e le carte sono rimaste chiuse nei cassetti del comune. Aveva promesso che avrebbe contattato il procuratore Gratteri con cui prendere un incontro per illustrare il caso Diamante e le infiltrazioni possibili mafiose che sul porto sono state rese pubbliche dai giornali, e neanche questo è stato fatto. Se a questo ci aggiungiamo la questione comportamentale che ha avuto nei confronti del gruppo Diamante Futura, il sindaco non ha risposto a un messaggio che io qui voglio leggere perché la gente deve sapere. Io il 22 è stato mandato, quindi sì, 5 giorni fa. Io ero in Puglia, ho mandato per conto di Diamante Futura, avevamo concordato con il gruppo questo messaggio al sindaco, con cui alcuni giorni prima avevamo avuto una riunione, che poi avevamo trovato gli equilibri politici, equilibri che poi sono stati smentiti dal sindaco il giorno dopo. Buonasera, Bernardo mi ha confermato di averti riferito che al rientro mio e di Franco gradirei che fosse organizzata una riunione tra tutti i soggetti che attualmente fanno parte della maggioranza consiliare. Entro lunedì o martedì al massimo dovrà essere chiarita la posizione che ha ognuno di noi sul capolista. Non ho alcun problema a ribadirti che per quanto riguarda Diamante Futura non è ipotizzabile la candidatura di Marcello Pascale a capolista. Nell'incontro tra noi intercorso ho precisato che non avremmo avuto nulla in contrario su una eventuale candidatura di Maiorino come capolista e che diversamente avremmo dovuto guardare all'esterno. Quindi voi eravate anche per un candidato di maggioranza. Se loro volevano un candidato di maggioranza, cioè perché? Ma non Marcello, perché è il fratello del nostro candidato. Diversamente avremmo dovuto guardare all'esterno. Tu hai convenuto nel merito, in considerazione dell'impossibilità di quadrare l'allargamento della squadra da te ipotizzata, è rivenuto incontro alle due nostre specifiche richieste che prevedevano che non esisteva più la preclusione all'entrata in lista di Pino Pascale e che la posizione di Diamante Futura, che se la posizione di Diamante Futura e di Maiorino fosse rimasta ostativa sulla candidatura a sindaco di Marcello, obtorto collo avremmo dovuto congiuntamente guardare all'esterno per ricercare un capolista di reciproca soddisfazione. Ho voluto richiamare le verità definite nei nostri incontri perché non mi piace apparire un giocatore che utilizza più martiri di carte. Se riterrai di confermare l'incontro che ho richiesto, potrai avvisarmi tramite Bernardo o con lo stesso mezzo da me utilizzato. Se non mi perverrà alcun segnale nel merito, ti anticipo che Diamante Futura assumerà una diversa e distaccata posizione politica a partire da mercoledì prossimo 21. Questo mandato?
Il 25. Il 22. In linguaggio politico. Risposta? No, ne avete avuta? Non ha avuto nemmeno, cioè dire, il coraggio di rispondermi. E quindi noi non avevamo altra scelta se non quella di mettere in atto quello che avevamo per messaggio annunciato. Quindi mercoledì, oggi, sono state presentate le dimissioni al Comune. Era il motivo per cui tu non hai partecipato a quell'incontro col sindaco, il 26? È il motivo. Bene. Quindi voi non fate accordi ancora con nessuno, siete diamante futura libera, ma c'è la possibilità anche di fare un accordo con l'ex maggioranza o con la lista Caselli, oppure pensate di fare del tutto una lista vostra? No, noi non pensiamo per niente di fare una lista nostra. Siamo un soggetto politico che è nel mercato della politica in occasione delle prossime elezioni comunali e quindi avremo l'opportunità, ritengo, di verificare, certo, se ci sono percorsi comuni da condividere con altri gruppi. Pino Savarese, questa volta non potrai essere accusato di fare una lista civetta, allora. Guarda, aspetta, io le mie liste partono dal lontano 1997. Sì. E nel 97 abbiamo fatto una battaglia a due liste, sì. Ho perso. Da minoranza uscente ho aggregato soggetti per fare l'altra lista e ancora nel tempo fino ad oggi. Quindi noi siamo gli unici che in derivazione non possiamo aver costruito liste civette. Sono stati chi si è immesso, no, nel mercato delle elezioni politiche e amministrative con terze liste, che ha fatto le liste civette. Possiamo dire che già siamo in campagna elettorale? Rivolgendoci ai nostri cittadini, ai diamanti, se vedete ce n'è uno che sta guardando, che cosa possiamo dire di questa vicenda? E di Diamante soprattutto? È una vicenda che ha ferito moltissimo ognuno di noi che è portatore di valori sani, quindi voglio dire, i cittadini devono credere, tutti possiamo sbagliare, ma gli errori che noi abbiamo fatto sono errori, se li abbiamo fatti in buona fede, li abbiamo fatti nell'interesse del paese. Perché chi come me, no, si è tirato fuori dall'agone politico e quindi non sarà presentato, non ha interessi di sorta. Quindi in questa campagna elettorale tu non sarai candidato? Io non sarò candidato, quindi l'ho annunciato, sì, lo so. da anni, sì. Che era la mia ultima stagione politica, quindi se parlo e faccio parte di un gruppo politico che dovrà scegliere dove posizionarsi, lo faccio solo per gli interessi e l'amore, cioè dire, che ho nei confronti dell'intera comunità amministrata. Certamente non ci sono interessi particolari riconducibili alla mia persona. Pino, cosa vogliamo dire ai nostri amici di Diamante? Guarda, io volevo, però, perché credo che sia una trasmissione non basti a spiegare sì, tutto quello che è successo e tutto quello che ci ha portato a tante scelte amministrative nel percorso che abbiamo fatto insieme. Intanto volevo anche ricordare e chiarire agli altri e a me stesso che noi abbiamo scelto anche di non far cadere questa amministrazione perché eravamo alle soglie dell'estate. E non era certamente bello per una cittadina turistica presentarsi con commissariata ai turisti. Quindi questo è stato anche un altro dei motivi, al di là poi di quelli essenziali, perché al porto non dobbiamo dimenticare che noi eravamo legati anche al discorso del piano strutturale, che abbiamo cercato di portare avanti in maniera costruttiva e con grande tenacia. Quello che voglio dire è che a chi si serve
di questo mezzo diabolico che è il telefonino e quindi Facebook, di scendere un pochettino nell'agone politico, di scendere in piazza, di confrontarsi, perché è facile parlare da un telefonino, da una telecamera, quando non hai interlocutori, perché anche sulla questione di questa famosa riunione al comune sono state dette una serie di stupidaggini. Quale, per esempio? Quella comunque che bisognava aspettare il 6, perché il 6 la Regione Calabria avrebbe fatto la risoluzione del contratto, e quindi avete avuto fretta, e adesso che è caduta l'amministrazione comunale non si può fare. Come è appannaggio la risoluzione del contratto, è appannaggio della Regione Calabria, che lo può fare autonomamente, sia se il comune va, se il comune non va. Se è questa l'intenzione del RUP attuale, che la porti avanti indipendentemente dai giudizi o dalle intromissioni del commissario o dei ma il commissario potrebbe andare poi. Ma il commissario può andare, ma non vedo che cosa debba andare a fare. Appunto. Come non vedevo che cosa andava a fare il sindaco in questa circostanza. Cioè, voglio dire, può andare per essere testimone di un qualcosa, fermo restante che prima di arrivare alla risoluzione da parte di questi funzionari regionali, credo che mangeremo parecchie patate, come si diceva una volta. Ecco, il vostro rapporto con il Comitato Porto? Guarda, io sono uno dei fondatori del Comitato Porto. Appunto. Anche se qualcuno oggi scriveva su questo mezzo invernale che è Facebook, che c'è la volontà di costruire un nuovo movimento Porto perché qualcuno all'interno avrebbe tradito quello che era lo spirito del movimento. Lo spirito del movimento non l'ha tradito nessuno. Sono stato partecipe insieme ad altri amici, che ringrazio per la stima e la fiducia che hanno riposto in me, a tante manifestazioni che hanno fatto sì che il movimento non solo crescesse numericamente, ma crescesse anche nell'immaginario popolare, vedendolo come uno strumento per arrivare alla risoluzione del problema Porto. Io torno ancora su quello che ho letto anche su Facebook. Vi dicono anche che voi potevate aspettare fino al giorno 6. Cosa dovevamo aspettare? Di aspettare 6? Per avere la risposta del... La risposta regione. L'avremo lo stesso, Mario. Poi la commenteremo, mi auguro di venirla a commentare a Telediamante. Noi ci auguriamo che sia una risposta positiva, ma Mario. Benissimo. Ma Mario, la risoluzione, sì. La risoluzione del contratto portuale vuole tempi lunghi, perché ci vuole eventualmente la messa in mora, il concessionario dovrà rispondere. Quindi ancora ne avremo. No, voglio dire, sono i tempi, ecco, tecnici, sì, cioè dire, noi abbiamo già aspettato molto e tanto le risposte politiche, perché quelle che riguardavano il porto e il piano strutturale non sono arrivate, e per quanto riguarda il piano strutturale, che ormai alla fine del percorso manca solo l'ultimo atto della regione, il piano si trova a questo punto solo per l'impegno nostro, perché altrimenti sarebbe ancora alla valutazione dei ricorsi che i cittadini hanno presentato. No? Oh, noi ci siamo impegnati a fondo. Anche sul piano strutturale avevamo concordato una delibera con la legge Madia per l'approvazione senza l'autorizzazione della regione, una delibera che avrebbe dovuto fare giurisprudenza, concordata con il sindaco, doveva essere preparata, neanche questo hanno fatto. Quindi noi abbiamo aspettato politicamente che si spegnesse quel lumicino, quella candela che ha sempre negli ultimi mesi illuminato il percorso politico che rappresentava la nostra aspettativa. La candela si è spenta, il percorso si è oscurato, siamo stati costretti ad uscire da quell'accordo. Si accenderà con la prossima campagna elettorale? Noi siamo qui, siamo in attesa di ricevere proposte
che dovranno essere valutate, però non siamo disponibili a convergere da soli, no? Senza avere delle prospettive di sviluppo e di diverso, di sviluppo diverso che possa essere di ricaduta nei confronti del paese. Io, la domanda che devo fare, due liste è un fatto importante non avere la terza, secondo te? Ma guarda Mario, non è importante, bisogna vedere innanzitutto la composizione delle liste, chi le comporrà, le persone che sono chiamate a ricoprire i ruoli più importanti. Mario, consentimi solo di ritornare su quello che ha detto Pino riguardo al fatto che non è stato fatto sulla questione Porto, non è stato fatto niente, nessun atto importante e fondamentale ultimamente. Non è stato, voglio ripeterlo perché la gente lo deve sapere, non è stato dato l'incarico all'avvocato del comune, non è stata fatta nessuna richiesta di risarcimento danni, non è stato fatto niente di quello che si era concordato in quella famosa conferenza stampa. Arrivare oggi e sentirsi dire che dobbiamo aspettare altri 6 giorni per andare a sentire altre stupidaggini, secondo me è stata un'offesa all'intelligenza di tutti quanti quelli che hanno partecipato alla riunione di ieri. Noi possiamo terminare qui. Sì. Devi dire qualcosa, Pino? No, io voglio specificare qualcosa nel merito della domanda. Noi non possiamo dire se ci saranno terze liste, quarte liste, dove saremo noi posizionati. Noi possiamo dire che non saremo gli artefici, no? I promotori di una terza o di una quarta lista. Noi aspettiamo di essere chiamati come soggetti politici, no? Al tavolo delle trattative per realizzare un progetto di sviluppo del paese che sia diverso dallo sviluppo che fino ad oggi abbiamo avuto. Con qualsiasi lista? Con la lista che riterremo più idonea a raggiungere... Senza preclusioni. Senza preclusioni, noi non abbiamo mai avuto preclusioni su noi, ci sono state sempre tante molto preclusioni, chiari, state molto ma chiari. Noi non abbiamo mai avuto preclusioni con va benissimo, noi possiamo terminare qui. Io vi ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a te, Diamante. Tutti voi per l'ascolto, e Alfredo Pagano che è qui in regia con noi. Grazie e buonasera.